Finalmente anche noi parliamo di Dragon Ball. Come molti ci siamo appassionati al cartone animato trasmesso per anni e anni su Italia 1 e una volta sviluppata la nostra passione verso i fumetti abbiamo recuperato il manga e seguiamo anche Dragon Ball Super nonostante tutti i difetti della serie. Noi lo sappiamo che su YouTube tutti parlano di Dragon Ball sviscerandone ogni aspetto e ragionando sui retroscena, così come si sono già visti video su personaggi poco sfruttati o sottovalutati, ma noi volevamo comunque dare il nostro contributo. In un canale dedicato ai fumetti non potevamo non trattare di un manga che ha fatto la storia dello shonen. Ecco quindi 5 più 1 personaggi che secondo noi potevano avere uno spazio maggiore all'interno della serie. Buona visione! Nonostante il poco tempo concessogli nel manga, Zarbon risulta essere un personaggio, a nostro avviso, interessante e d'impatto. Uno dei guerrieri più temibili dell'esercito di Freezer, con un livello di potenza iniziale di 24.000, molto per i tempi. Ci viene quindi presentato come un soggetto dai lineamenti aggraziati e muscoloso, ma capace di alterare il suo aspetto per raggiungere un livello di combattimento ben più alto. Il suo corpo in questa forma si ingrossa e il suo volto muta radicalmente assumendo le sembianze di un mostro. Dopo la sua sconfitta per mano di Vegeta, conclude il suo ruolo da mini boss, ma ci sarebbe davvero piaciuto un lungometraggio in cui si sviscera l'ascesa di Freezer e dei suoi uomini e dove sarebbe sicuramente spiccato. Launch, o Laura nell'adattamento anime, è la ragazza dalla doppia personalità salvata da Goku e Krillin durante il loro periodo di allenamento presso il maestro Muten. Era prettamente necessaria ai fini comico-erotici dell'opera, in pieno stile Toriyama. Era un personaggio davvero singolare, cambiava personalità ogni volta che starnutiva e anche colori di capelli. Diventava all'occorrenza aggressiva o bionda o blu ed ingenua. Però col passaggio da Dragon Ball a Dragon Ball Z è stata rapidamente messa da parte. Sappiamo di un graduale innamoramento verso Tenzing e nell'anime è evidente la sua tristezza dopo la morte del guerriero contro Nappa. Toriyama giustifica la sua assenza da un certo capitolo in poi per una sua dimenticanza, ma la rivedremo nel cartone al termine della serie Z, mentre dona la sua energia a Goku nel tentativo di sconfiggere Majin Buu. E in un manga con una vena comica sempre meno marcata era difficile concederle uno spazio, naturalmente. Kaioshin viene introdotto come un essere dalle immense possibilità, tanto che Piccolo al torneo mondiale intuisce tramite la sua coscienza divina di cui è dotato che c'è da cagarsi in mano di fronte a un soggetto di questo tipo. E quando viene rivelata la natura ultraterrena di questo omettino viola, ci si aspetta che risulti vitale per gli scontri contro gli sgherri di Babidi, ma non lo vediamo praticamente esprimere il suo potenziale. E magari un combattente principale non Saiyan avrebbe fornito varietà nel gruppo dei protagonisti. Arriva col suo schiavetto Kibit e pensiamo di avere di fronte qualcuno contro cui non si scherza, e invece passa velocemente in sordina con la stessa rapidità con cui è comparso. Inoltre in Dragon Ball Super si scopre che se lui muore viene eliminato anche il dio della distruzione, praticamente più un intralcio che un aiuto all'interno della trama. Un vero peccato perché con un impiego ben più centrale all'interno dell'opera la sua figura sarebbe sicuramente risaltata. Potente quanto Cell nella forma perfetta e annunciato come divinità degli inferi, Darbola parte sin da subito bene pietrificando Krillin e Junior. Presenta un design accattivante, riproponendo il concetto dei demoni che Toriyama ha saputo sfruttare bene in passato. Peccato come lo svolgersi degli eventi non ci abbia permesso di vederlo lottare in più occasioni, venendo umiliato dal Majin Buu grasso e, anche se solo in un momento filler dell'anime, riproposto nell'aldilà insieme a Bulma, Kiki e Videl in maniera cucciolosa e tenerella dopo che la sua anima è stata purificata. I fan nonostante tutto lo hanno veramente apprezzato, portando alla sua riproposizione in nuovi ruoli in alcuni videogiochi. Magari osservare un Darbola non sotto l'influenza di Babidi e quindi sviscerandone la vera natura, forse non schierata né col bene né col male, avrebbe dato la giusta enfasi al personaggio. Adesso trattiamo di un combattente che doveva assolutamente avere un posto più rilevante all'interno della serie. Stiamo parlando di Tenzing o Tenshinhan nel manga, che appare per la prima volta nel 22esimo torneo Tenkaichi insieme al suo amico Riff, come allievo dell'eremita della gru, acerrimo nemico del maestro Muten. E ci viene inizialmente presentato come un combattente spietato dedito al lato oscuro delle arti marziali.
in Dragon Ball diviene rilevante fin da subito, battendo Yanko in uno scontro davvero emozionante, sconfiggendo Goku alla finale del torneo, anche se per un colpo di fortuna, e surclassando nel torneo successivo Taipei nella sua versione cyborg. Ecco, la sua evoluzione è credibile ed è intensa, divenendo cosciente del fatto che la sua forza va impiegata al servizio del bene e dissipando l'oscurità generata dalla scuola della gru. Regala grandi emozioni fino alla saga dei Saiyan, e molti hanno esultato anche quando lo hanno visto scagliare il cannone Kikoho contro Cell. Il problema principale però è il suo essere terrestre, che diviene un limite troppo grande per lui e per i canoni a cui oramai si è ancorato il manga. In un modo o nell'altro, infatti, i terrestri in Dragon Ball vengono sempre sminchiati. E allora ci chiediamo, visti i tanti power-up che ci sono, alcuni oltretutto esagerati, costava tanto permettere a Tenzing di usare il Kaioken? Fargli battere Nappa dopo estremi sacrifici per farsi ammazzare da Vegeta? È stato però un piacere quantomeno vederlo in Super battere gli sgherri di Freezer e al torneo del potere dove riesce ad eliminare due avversari. In ogni caso non possiamo non amare questo personaggio, in quanto nonostante tutto è conscio dei suoi limiti, dedica anima e corpo agli allenamenti, con grande senso di responsabilità che un difensore della Terra deve avere. E se i livelli di potenza fossero equilibrati fra le razze, lui farebbe il culo a un bel po' di gente. Raditz è il primo vero nemico in Dragon Ball Z e sin da subito sembra essere una spanna al di sopra dei livelli a cui eravamo abituati. Stravolge la tranquillità dei nostri protagonisti rivelando le origini Saiyan di Goku, proponendogli anche di unirsi alla conquista dei nuovi pianeti. Sfascia la mandibola a Krillin con una codata e mette in seria difficoltà Junior e Goku, tanto che quest'ultimo è costretto a sacrificarsi per poterlo sconfiggere. Anche qui si fa sentire la mancanza di un suo background e della società Saiyan di appartenenza, nonostante qualcosa si sia riuscito a comprendere dall'ultimo film Dragon Ball Super Broly. Un fattore che darebbe ancora più spessore alla serie ai guerrieri Saiyan potrebbe essere un'osservazione più accurata sulle loro gerarchie e cronostorie, per poi inserire le vicende personali dei singoli. Purtroppo questa mancanza si fa sentire soprattutto in Raditz, che al di là dell'essere il fratello del protagonista entra ed esce dalla storia troppo in fretta. Raditz! What the hell is that? Guy who's as strong as a Cyberman says what? That usually gets to him. I think he's dead, Vegeta. Big shocker, nobody cares. We're 10 times stronger than him anyway.